Gramsci forse sfugge, lo dico in maniera molto sommessa, il carattere politico del primo brigantaggio, perché lui insiste molto sul fattore sociale, essendo una sua prerogativa, per l'amore di Dio. Ma però, insomma, cominciamo. Allora, volete sapere secondo me chi sono stati i briganti? Non sono stati né degli eroi, né degli eroi, né dei malfattori. Sono state le persone normali. Signori miei, io faccio il giornalista, io penso, onestamente, che se fossi vissuto nel 1860 sarei andato pure io in montagna, avrei preso lo schioppo e mi sarei fatto ammazzare tranquillamente il primo giorno, perché io non sono capace di guerreggiare. Però l'avrei fatto, perché contro una invasione così brutale, lo stesso Garibaldi, signori miei, voi siete abituati a considerare Garibaldi come un vincitore della storia, è uno sconfitto nella storia, è stato utilizzato e messo a riposo, collocato a riposo come si direbbe oggi. Ma sapete che quando, prima dell'ingresso di Vittorio Emanuele o qualche giorno dopo, quando Garibaldi poi nel settembre viene messo a riposo, anche nel, forse a ottobre, forse dopo l'incontro, viene mandato in Sardegna, a Caprera, e viene vietato anche che si isolasse l'inno di Garibaldi. A Napoli c'è il locotenente, il primo locotenente, che mi pare sia Farini, che vieta che si suonasse l'inno di Garibaldi. Sapete perché? Perché Garibaldi doveva essere abbandonato, doveva essere tacitato, doveva essere dimenticato, perché Garibaldi era stato, come diceva qualcuno, l'utile ardese, qualcuno dice un'altra cosa, l'utile ardese per conseguire i risultati, e poi doveva essere accantonato. Quindi anche Garibaldi è uno sconfitto alla storia. Quando scrive nel 1868 alla cugina, la marchesa Adelaide Cairoli, e gli dice: cara cugina, io sono una persona onesta e forse rifarei tutto quello che ho fatto, la via dell'Italia meridionale, ma non la rifarei nello stesso modo, perché sarei preso a sassate da quei contadini che io ho illuso. Come dice Garibaldi, c'è l'epistolario. Controllate le carte, la storia si fa con le carte, si fa con i documenti, e la luce fu, direbbe. Quindi, ma già in Sicilia Garibaldi aveva avuto una grande delusione, perché i contadini siciliani, che pensavano che portasse avanti una distribuzione delle terre, che non aveva presentato. Ma guardate, però io non sono assolutamente un aficionato di Garibaldi, per lavorare. Però Garibaldi è una persona intelligente, secondo me più intelligente che condottiero, in questo senso, perché Garibaldi capisce che se voleva avere l'appoggio delle masse doveva promettere qualcosa ai contadini. E che si può promettere ai contadini? La terra, anche perché la terra non l'avevano mai avuta, i contadini avevano coltivato sempre la terra degli altri. Quindi Garibaldi, come dire, fa balenare una rivoluzione copernicana e dice: volete venire con me, vi volete portare a Napoli, dove io sarò disposto in cambio a concedervi la terra. Però quando capisce che anche lui era stato un buggerato, perché effettivamente dopo c'è la distribuzione delle terre, caro avvocato, ma la distribuzione della terra, la terra sa chi va a finire? Ai ricchi latifondisti, che prima stavano con Re Borbone e adesso stanno con Garibaldi e poi con i Savoia. È quello che succede al Ponte Landolfo, perché quando si parla di Ponte Landolfo e dell'eccidio di Ponte Landolfo, non si dice che il sindaco di Ponte Landolfo, vecchio latifondista, che prima stava con Re Ferdinando e Re Francesco, poi fa il salto nella guaglia e passa con i Sabaudi, e la gente capisce di essere stato un rulupinato e dice: ma come? Il Gattopardo insegna, no? Cambiare tutto per non cambiare niente. È successo anche a Montevideo, mi fa piacere. E quindi che fanno i contadini? Scusate la parola troppo gentile, e poi si incazzano e cominciano a rotolare le teste, quelle famose teste di cui si parlava prima. Quindi la storia, ripeto, deve essere conosciuta ed essere anche interpretata. Io personalmente sono convinto che l'unità d'Italia, come diceva Amato, prima o poi dovesse essere raggiunto, dovesse essere fatto. Ci voleva un metodo molto più, un po' più democratico, diciamo così. Forse si poteva pensare a quella confederazione di stati,
come è la Svizzera oggi, il sistema dei cantoni, c'erano parecchie proposte, persino in retrogrado, e qui una punta La no, la bacchettata, proprio molto, molto sottile, la punta di un punzecchiatino la do anche all'avvocato. Quel retrogrado del re Ferdinando II di Borbone era stato, no, vabbè, però Ferdinando II di Borbone era stato uno di quelli che era stato interpellato tra i primi se voleva partecipare a questo famoso, come dire, questa Stato confederazione di stati d'Italia. E Ferdinando II, che non era tendenzialmente contrario, rinuncia perché vedeva che il Papa voleva che il Papa avesse un ruolo un po' più dominante, quindi per la sua grande fede cattolica non voleva mettere a oscurare. Però Ferdinando II è stato uno di quelli che ce l'ha creduto, poi non se ne è fatto più niente e si è andato verso l'invasione paludinare. Vabbè, per colpa forse degli egoismi, diciamo così, che non hanno consentito che si facesse una cosa del genere. Quindi, che dire di più? I briganti non sono né eroi, l'ho detto prima, a mio avviso, ma non sono neanche malfattori. Poi, come solitamente accade in tutte le rivoluzioni, in tutti i sommovimenti di popolo, è evidente che ci sta anche chi lucra su queste situazioni. C'è anche il lato di fondi, c'è anche chi diventa brigante per convenienza. Però non dimentichiamo mai l'aspetto sociale. Diceva Claudio Saltarelli prima, il discorso delle tasse. Da 5 diventano 33 se non vado errato, io non ho contato. E vogliamo parlare della tassa sul vaccinato, la tassa più odiosa che possa esistere. Il contadino che portava la farina del mulino doveva pagare una tassa del vaccinato. Guarda caso, viene introdotto nel 1868, e guarda caso il brigantaggio, che si era quasi estinto, riprende improvvisamente. Sarà il generale Pallavicini poi a mettere la parola fine al brigantaggio, perché per primo comincia a capire che devo punire non tanto il brigante quanto il manutengolismo, che è quella rete che dava vita ed alimento al brigante. Però siamo già nel 1868, signori miei. Sono 8 anni, 7 anni che il brigantaggio infuriava. Quindi, e concludo almeno questo mio intervento, qui nessuno di noi, e men che mai io, voglio esaltare, come dire, a tutto tondo il brigantaggio. Io credo che se le cose venivano fatte in maniera diversa, non c'era bisogno di insorgenza, non c'era bisogno di brigantaggio. Purtroppo il brigantaggio si è reso indispensabile perché è stata una reazione di popolo, una reazione di massa ad un'occupazione manomilitare che non aveva alcuna ragione di esistere. Perché le cose si potevano fare in maniera diversa. Poi è scaturita una guerra civile, è stata la prima guerra civile dell'Italia Unita. E quella guerra civile, abbiamo visto quello che è successo anche dopo la seconda guerra, forse nel 44-45, poi alla fine è difficile valutare le conseguenze. E le cose aberranti stanno da un lato e dall'altra, perché poi c'è una reazione che è esattamente uguale all'azione violenta impiegata dai conquistatori. I briganti non erano degli agnellini, così come non lo erano chi fucilava i contadini in base alla legge Pica, una legge anche questa aberrante, che permetteva di fucilare sul posto solo chi veniva pigliato con un coltellino, con un tascabile e quant'altro, o con una razione di pane più della razione personale. E guardate, signori, è stata una cosa veramente, un momento duro, un momento durissimo, tragico per la nostra gente, e di questo momento e di queste conseguenze deleterie, purtroppo ancora oggi paghiamo le conseguenze.